Buonasera, sono il re della vela, Giancarlo Antonetti. Mi dispiace dirlo, ma sono stato chiamato così da Cino Ricci, il nostro grande skipper che ha avviato l'avventura della Coppa America con Azzurra, non Luna Rossa, ma Azzurra. Una barca che con 100 milioni di lire è riuscito ad arrivare quasi primo alle eliminatorie della Coppa America. Quindi, per dire Cino Ricci a Giancarlo Antonetti sei il re della vela, mi pare una cosa che potevo anche dire. Re della vela perché? Perché qua, in questo piccolo golfo di Sorrento, accadono sempre delle cose particolarissime. Questa barca su cui io sono seduto, di mia proprietà, era stata lasciata qua da un incrociatore inglese nell'ultimo conflitto mondiale. È una barca storica, è la madre di tutte le derive. La madre di tutte le derive perché è un 14 piedi stazza internazionale. È scritto qua a poppa, sulla sinistra dello specchio di poppa, e c'è anche il simbolo dell'ammiragliato. La storia di questa barca è molto interessante, perché fu lasciata qui, fu stata rimessa a posto da me e la mamma di Franco Malinconico, quello che ha fatto la rubrica precedente. La mamma, con molta buonanima, con molto ingegno, con molto spirito di collaborazione con il figlio ed il marito, la raschiarono tutta quanta e l'hanno portata al legno completamente. Poi è stata riverniciata ed è stata armata con l'armamento ancora originale, l'armamento portoghese, vedete, con un albero, un picco ed un boma. Il picco è quasi verticale ed è chiamato armamento portoghese. Ogni albero non poteva essere più di 2 piedi più lungo dell'imbarcazione. Era una regola di stazza del 1905. Quindi da ciò si deduce che questa imbarcazione ha oltre i suoi 100 anni. Ma ciò non è importante. È importante che sia stata, era la barca con la quale sugli incrociatori gli ufficiali della Royal Navy si allenavano all'ardimento, alla manovra, non alla manovra, ma all'ardimento, perché l'ardimento è un fatto importante per la marina militare. Comunque la barca è 14 piedi ed è stazzata per l'epoca come Conference di Teignmouth, perché c'era una conference di Norfolk e una conference di Teignmouth. Cioè a Teignmouth c'erano dei dinghi come questi, un po' a caravelle, e a Norfolk c'erano dei dinghi un po' più sfilati come i Finn, come i nostri Finn. Dall'unione di queste due conference è venuta fuori la stazza internazionale 14 piedi. Questa stazza e questa barca è stata la madre di tutte le derive, 420, 470 ed altre che derivano da questa barca. Gli inglesi hanno questa prerogativa. Dico questo perché dopo di queste imbarcazioni si è arrivati al 49er. 49er che è una barca planante, una barca quasi più veloce dei catamarani. Quindi potete immaginare, da questa barca siamo arrivati al 49er. Ma gli inglesi dicevano questo, se noi facciamo tutti gli esperimenti su una barca così piccola, risparmiamo, perché lavorando su una barca così piccola loro riuscivano a apportare modifiche sui grossi panfili, yacht come dicono loro, sui grossi yacht della Coppa America, facendo piccole modifiche, facendo modifiche su uno scafo così piccolo. Costava di gran lunga meno di farle su uno scafo grande. Ma questo, diciamo, ancora è un po' di teoria, ma nella pratica questa barca è stata la barca che ha iniziato il trofeo Edoardo De Martino. Il primo trofeo Edoardo De Martino, al primo trofeo Edoardo De Martino erano presenti allo starter Fara, lo Scorpione, Guzzo a Menaide, armato a vela latina per l'occasione, un lighting del 1930 vittorioso nelle acque di Caos, con al timone Catello Russo, uno stabiese molto importante, molto bravo sulle barche a vela, un Guzzo di Alemagna che pure partecipò a questa manifestazione, e altre due barche. Comunque, per dirvi che questa barca è un po' l'emblema della nostra associazione. Vi ringrazio tutti per essere così pazienti ad ascoltarmi e vi saluto e vi auguro un buon anno, nonostante questo non sia stato tanto male. Grazie.